Io me lo ricordo ancora, era il 7 febbraio 2012, mi trovavo a giocare nella mia Xbox 360 e uscì questo titolo e chiedevo a destra e sinistra e praticamente nessuno l'aveva mai sentito. Di giochi di ruolo importanti ce ne sono davvero tantissimi, ma un gioco di ruolo come appunto questo Kingdoms of Alamur Reckoning non l'avevo ancora mai provato, eppure era davvero molto bello, era davvero molto vasto e quando iniziai a scoprire chi l'aveva sviluppato, cosa aveva in mente e soprattutto tutte le meraviglie di questo mondo, beh, divenne per me sicuramente un grande gioco di ruolo che sempre mi restò nel cuore. Ebbene, ragazzi, adesso, dopo ben 8 anni di distanza da quel fatidico 2012, l'8 settembre per PlayStation 4, Xbox One e naturalmente la versione PC Steam, uscirà la rimasterizzazione di questo titolo, che sono sicuro che in molti di voi non hanno mai neanche lontanamente sentito, nominato o provato. Per cui quest'oggi ve lo voglio proporre e vi voglio anche dire tutte le modifiche che sono state fatte appunto nell'arco del capitolo originale di 8 anni fa. Mettetevi comodi e gustatevi questo nuovo video di prima di comprare qui su Topaf Gaming. Ah, e mi raccomando, lasciate un piccolo like come sempre. Grazie mille a tutti. E vorrei subito partire dandovi una notizia importante. Questo titolo, ok, non nasce esattamente da una fantasia di un videogiocatore o qualsiasi, o no. State ben attenti, questo titolo è stato sviluppato da Ken Royston, che forse non lo sapete, ma è stato un designer di The Elder Scrolls 3 e anche The Elder Scrolls 4 Oblivion, ed è anche stato il designer esecutivo, insomma, una persona che di fantasy, che di mondi, appunto, giochi di ruolo, ne sa fare. E sarà forse per questo che mi sono sempre piaciute le ambientazioni di questo videogioco, ma soprattutto i grandissimi open world. Kingdoms of Alamur non è esattamente come un Oblivion, non è esattamente come uno Skyrim, diciamo che è organizzato più a macro aree, ma queste macro aree, ragazzi, sono davvero enormi mastodontiche. Questo solo per dirvi che il titolo ha un pedigree in sé per sé davvero molto importante e soprattutto anche THQ e Electronic Arts avevano fatto davvero molto per proporre al pubblico questo titolo che, diciamolo, dal punto di vista della libertà, dal punto di vista del gameplay, dal punto di vista anche della longevità, era di tutto rispetto come andremmo a vedere. Eppure molti non hanno apprezzato questo titolo. Primo, perché la grafica, diciamo, non era esattamente al passo con i tempi. Secondo, perché semplicemente non era stata fatta una campagna di marketing sufficientemente adeguata, appunto, per farlo conoscere a tutti. Ma ragazzi, qua andremo a scoprire davvero tutte le finezze di questo videogioco. Ma la prima cosa che mi premeva da dirvi è che essenzialmente partiamo con un team, ma soprattutto un'idea in testa di qualcuno che i giochi di ruolo li sa fare. Perché sì, ragazzi, quando parlo di giochi di ruolo voglio essenzialmente due cose: libertà di poter fare che cavolo voglio, avere una pletora enorme di abilità, ma soprattutto avere un mondo davvero enorme, con un quantitativo di ore in games da dir poco spropositato. Ecco, in questo punto ve lo dico subito: mettete da parte 100 ore della vostra vita e utilizzatela per fare questo videogioco, perché sì, amici, questo titolo e in questa versione che uscirà appunto a settembre 2020 per PlayStation 4, Xbox One e PC, sono presenti tutti i DLC di Kingdoms of Alamur. E questo che cosa vuol dire? Che la trama single player vale solo quella 70 ore. Se poi ci vogliamo mettere dentro tutta la possibilità di andare a prendere tutte le armature, e ragazzi, me ne ricordo davvero tante, massimizzare il nostro personaggio, quindi renderlo davvero molto forte, io mi ricordo davvero tante abilità. Ma soprattutto volete andare a esplorare ogni singolo anfratto di questo mondo? Beh, allora il tempo si allunga, parliamo di 150-200 ore di gioco. Ed essenzialmente, quando parlo di gioco di ruolo, voglio questo: la libertà di poter scegliere. Ebbene sì, ragazzi, sceglierete che cosa dire a tutti, quindi ottenendo una sorta di punteggio più amorevole o meno amorevole, quindi più amichevole o meno amichevole, qualcosa di molto semplice, devo essere sincero, ma nel 2012 era comunque una meccanica molto ben fatta.
fatta e molto ben studiata. Oltre a questo abbiamo la possibilità appunto di andare a destra, a sinistra, a fare missioni secondarie, a poter creare il nostro personaggio come vogliamo e poterlo anche definire come noi vogliamo. Ed ora voglio entrare un attimino nella creazione del nostro personaggio. Partiamo dal momento numero 1, dove possiamo praticamente creare e personalizzare ogni singolo punto del corpo del nostro personaggio fino a farlo diventare quello che noi vogliamo. Alcuni di voi potrebbero già aver visto il titolo o comunque l'albero delle skill e potrebbero aver visto che esistono solamente 3 grandi alberi, cioè quello del guerriero, quello dell'arciere e quello del mago. Quello che forse non vi è chiaro e che essenzialmente queste 3 macro aree in realtà non sono chiuse a se stesse, ma bensì permettono anche un sistema che potremmo definirlo ibrido. Ebbene sì, un guerriero può anche essere un mago, ma soprattutto un arciere può anche diventare estremamente forte con le blades. Oppure, perché no, un mago può essere anche molto molto forte a utilizzare armi incantate, oppure archi, oppure essere molto furtivo. Insomma, le classi ibride, la possibilità di poter scegliere in mezzo a una pletola enorme di possibilità è davvero molto bella. Se poi ci mettete pure il sistema di combattimento, che essenzialmente, ragazzi, è un action, è un hack and slash, quindi siete voi a premere i pulsanti, siete voi ad attivare le combo, siete voi ad attivare le abilità, allora il combattimento diventa davvero molto molto frenetico. La pletora di possibilità, come gli oggetti da utilizzare, vanno dalla semplice pozione di curativa fino a quella del mana, fino a quella che vi rende leggermente più forti, sia quella che vi dà un bonus, sia quella che vi cura, sia quella che magari stordisce gli avversari. Ecco, oltre a questo c'è pure l'armamento e io me ne ricordo davvero tanto. Ogni volta che mettevamo su qualcosa era sempre diverso anche dal punto di vista grafico e quindi il nostro personaggio, ragazzi, si evolveva, cambiava e pian piano c'erano diversi set. Più set avevamo di quella determinata armatura, più il bonus diventava grande, più ovviamente c'era un sistema di rarità sia delle armi sia delle armature. Tutto questo poi ci mettiamo dentro pure le abilità più difficile, più articolate in un gioco di ruolo, come ad esempio il mercanteggiare, oppure essere il furtivo, oppure scassinare, oppure, ragazzi, anche l'oratoria, sempre molto importante nei giochi di ruolo. Ecco, iniziate a mettere tutti questi punti e ogni volta, ragazzi, dovrete andare a mettere un punto in forza, destrezza, vitalità, stealth, oppure appunto oratoria o mercanteggiare, insomma quello che volete di punti, credetemi, ce ne sono davvero tanti, e scoprirete che dovrete davvero farmeggiare come dei disgraziati. Ed è essenzialmente questo: giocabilità ad altissimi livelli, grandi possibilità di fare quello che voglio, ed ecco il personaggio dei miei sogni proprio qui su questo videogioco. Ma non abbiamo ancora finito, e no, perché adesso la domanda che molti di voi si pongono è: ma che differenza ci sarà tra la grafica, o per meglio dire il gameplay del 2012, oppure la storia del 2012 e questa del 2020? Ve lo dico subito, dal punto di vista della narrazione non è cambiato assolutissimamente niente. Quello che vi posso dire è che tutti i DLC del gioco originale, come ad esempio Denti di Naros e Leggenda dei Kel, il morto, beh, sono presenti nella versione che andrete a comprare per PlayStation 4 e Xbox, che, ragazzi, udite udite, in Digital Delivery ho già trovato a circa 35 euro, ok? Ma oltre a questo c'è di più, c'è il fattore che nel 2021 arriverà anche un DLC su questo gioco. Ebbene sì, un DLC gratuito, ragazzi, che vi verrà fornito in accesso temporaneo prima da Microsoft, che appunto andrà ad aggiungere nuovi contenuti in questo titolo, e questa, ragazzi, è cosa buona e giusta. Quello che vi posso dire che dal punto di vista grafico è che non è stato fatto un grande cambiamento, è stato semplicemente ottimizzato. Le texture sono leggermente migliorate e sì, la risoluzione del videogioco è in 4K. Quello che vi posso dire è che molto probabilmente non sono 4K e 60 frame per second nelle versioni delle console più potenti, quindi PlayStation 4 Pro e Xbox One X, ma bensì si parla di 2 tipi di modalità, appunto quella graphics, che appunto va verso il 4K, oppure potete scegliere quella performance, se così possiamo dire, 1080p 60 frame per second, per avere, ragazzi, la massima fluidità al 100%. Per tutto il resto, ragazzi, il titolo verrà proposto, come vi ho già detto, ad un prezzo minore, quindi non 70 euro,
euro, ma per il quantitativo di ore che vi propone, ma per i contenuti che vi dà, ma per l'art style e il mondo che vi vuole andare a proporre, diciamo 40 carte non sono né troppe né troppo poche. E la giusta metà per avere un titolo grande, vibrante, enorme come appunto questo. E per ultimo, ragazzi, vi lascio con una nota totalmente personale, e di solito non lo faccio mai in questo video, ma per me Kingdoms of Alamur è stato davvero un gran giocone. Non voglio dire che lo sia, e non voglio dire neanche che sia a livelli di Skyrim oppure Oblivion o di un Final Fantasy, per così possiamo dire. Ha davvero molte pecche e soprattutto dovete chiudere un occhio dal punto di vista grafico. Ma quello che mi è piaciuto è senza ombra di dubbio la grande libertà, la grande il grande art style del mondo, la grande possibilità di andare in giro, la grande possibilità di poter scegliere davvero che cosa fare, la grande possibilità davvero di poter creare un personaggio molto più grande, corposo e personalizzato di quanto non ho mai fatto in Skyrim oppure in Oblivion. Mi era piaciuto perché c'erano davvero tante missioni secondarie, ma queste non erano ripetitive, erano grandi, profonde, sfaccettate, c'era davvero tantissimo da leggere. Il mondo, ragazzi, è grande, enorme, e gli sviluppatori hanno creato un mondo vecchio di circa 10.000 anni, ok? E tutto questo grazie ad alcuni scrittori enormi, come ad esempio R.A. Salvatore, ok? Che ha dato la vita appunto a questo incredibile mondo. E se avete mai letto i suoi libri, allora scoprirete che ci sono davvero tanti intrighi politici, tante storie, tante magia nera, tanto divertimento, tante creature da scoprire, sempre più grandi, sempre più violente, sempre più pericolose, ed è anche un sistema che vi permetterà di poter continuare a giocare e avere quel brio anche quando sarete a livello 50, sarete OP, ma i nemici davanti a voi sapranno sempre regalarvi una sfida. Insomma, per me sinceramente, e qua ragazzi, come vi ho già detto, non lo faccio quasi mai, ma questa volta voglio fare uno strappo alla regola, per me è sicuramente una rimasterizzazione grande, importante, che vi ho già detto, lo troverete a basso costo, e che vi ho già detto, finalmente, dopo tanti anni, forse riuscirò a farvi conoscere. Insomma, ragazzi, lo conoscevate o no questo videogioco? Beh, sono proprio curioso di sapere cosa ne pensate e se lo conoscevate. Voi, quindi, fatemelo sapere nei commenti. E noi ci vediamo in un prossimo mega video. Ciao!